In questo tutorial andremo appunto a creare uno script, aggiungeremo appunto alla nostra configurazione di Ansible, a quella che avete visto appunto nel tutorial precedente, quindi potete partire da quello già fatto. Aggiungeremo uno script che ci permetterà di verificare se i nostri servizi sono attivi, se stanno rispondendo nel modo giusto, eccetera, eccetera. Quindi andremo a vedere i comandi URI, register, fail e when. Come prima cosa, per farlo dobbiamo aggiungere al nostro host il nostro controller, perché forse non so se l'ho accennato nei tutorial precedenti, diciamo, le buone pratiche vorrebbero che Ansible in realtà giri anch'esso su un server esterno, e che poi appunto un server controller che poi controlla appunto le altre macchine o le altre istanze appunto online. Questo controller può essere fatto appunto anche in locale, ma sarebbe meglio appunto avere una macchina apposita. Io però l'ho fatto in locale per questioni di memoria, insomma troppe macchine virtuali mi avrebbero rallentato troppo il computer. Quindi, una volta fatto, andate anche qua a creare un control Yelmo, dove mettete le librerie che vi servono, curl, Python, eccetera eccetera. Lo lanciate con Ansible playbook control.yelmo. Ora non sto a lanciarlo perché ho già tutto pronto. Quindi, fatto questo, andiamo a monitorare, a creare appunto una configurazione che ci permette di verificare che i nostri servizi siano attivi. Per farlo andiamo nella nostra cartella Playbooks, se non ce l'abbiamo la creiamo. Ok, qui in Playbooks andiamo a creare un file, se volete possiamo appunto chiamarlo stack status.yelmo. Lo salviamo in Playbooks appunto. Ora io non sto a scrivere tutto il codice, mi incollerò un po' alla volta e vi spiegherò che cosa stiamo facendo. Allora, come prima cosa andiamo a verificare il nostro load balancer. Qui qua, come vedete, andiamo a chiamare il load balancer, sempre appunto come root, nome verifica che Nginx sia attivo, lancia il comando server Nginx status. Questo è il nostro primo controllo, appunto abbastanza semplice. Il secondo è verifica che Nginx sia raggiungibile sulla porta 80, quindi usa tramite il comando wait for, appunto andrà a verificare che la porta 80 sia raggiungibile. E come timeout vi abbiamo dato un secondo, anche qua potete appunto aumentarlo o meno come volete. Ah, però per quello che ci serve il timeout funziona più che bene. Dobbiamo andarlo a lanciare, playbook, abbiamo detto playbooks stack status, lo lanciamo. Verifica Nginx, e come vedete è andato a buon fine. Facciamo la stessa cosa con i nostri due server Apache. Come vedete, qui andiamo a creare un secondo host e appunto web server. Praticamente è la stessa cosa di load balancer, solo che mettiamo Apache 2 invece che Nginx. Anche questo lo lanciamo. Nginx ha risposto, il web server ha anch'esso risposto, quindi qua fino ad ora siamo a bolla, come si dice. Ora andiamo a creare il nostro controllo per il database. Ora, come vedete, questi sono controlli molto superficiali, dopo ne vedremo alcuni leggermente più complessi, ovviamente. Niente di troppo complesso, perché per le cose complesse poi ovviamente c'è tutta la documentazione di Ansible. Ora andiamo a verificare il nostro database. Ok, Nginx e Apache abbiamo già visto che già rispondono. Ora sta andando a fare il database. Anche il database ha risposto.
quindi fin qua ci siamo. Ora appunto andiamo a verificare il nostro controller e qui viene la parte un po' più interessante. Ora ancodiamo, come vedete abbiamo come host control, quindi il nostro computer in locale, e dal nostro computer in locale lanciamo questa task, appunto verifica end-to-end index response. Quindi andiamo a vedere che appunto il nostro index, ovvero il nostro applicativo, sia attivo. Nel nostro caso un'app Node.js, aspettate, nel nostro caso un'app Node.js che stampa host due punti e il nome della nostra macchina, il nostro server, quindi server 2. E quindi come vedete poi noi mettiamo, registriamo questa operazione in questo lbindex che andiamo a riprendere qua sotto, dove c'è questo comando fail, index ha fallito a ritornare un contenuto. Poi gli diciamo appunto tramite il comando when, quando appunto host due punti, ovvero qui, quando ovvero questo non c'è, non è in item content, appunto non è in quello che ritorna nel risultato, appunto nel risultato che gli abbiamo, nella lettura appunto che abbiamo effettuato qua. Se leggendo questo index non trova questa appunto parola, ci deve ritornare l'errore. Come vedete il collegamento tra questi due elementi avviene qua. Vedete register lbindex e qui abbiamo l'items appunto dove appunto andiamo a immagazzinare appunto il dato ad analizzare che ci sia o meno appunto la parola host. Ora andiamo a lanciarlo e vediamo cosa succede. Nginx Apache Database, dovremmo già vedere che funzionano. Anche questo sta andando, database è andato. Ora sta andando appunto ad operare sul nostro control, quindi sta andando a sentire il nostro load balancer, e come vedete qua è andato tutto bene, appunto lui ha trovato la conferma che il nostro test, appunto che ci fosse la parola host, fosse presente. Ora, se noi andiamo a modificarlo, tipo invece che host mettiamo ciao, dovrebbe ritornarci errore appunto perché appunto non combacia più con la richiesta di verifica che abbiamo fatto. Andiamo a vedere. Come vedete, appunto, qua c'è dato errore. Proprio perché non combaciava più con il tipo di verifica che abbiamo chiesto di fare. Quindi, fatto questo, da controller andiamo appunto a verificare anche il database. Quindi andiamo a mettere questo, andiamo qua sotto. Come vedete, qua andiamo a verificare un end-to-end sul database. Se vi ricordate, nella nostra app precedente abbiamo messo questo, quindi un 80 dB che ci dice DB connesso, quindi quello che abbiamo qui, appunto andiamo a fare una verifica, storiamo tutto in LBDB, load balancer database, e qua appunto abbiamo un risultato su cui andare a testare che appunto ci sia stampato la stringa DB connesso su non sia presente appunto nel risultato che ci ritorna. Se il punto dato non combacia, appunto parte il comando fail che ci dice che appunto c'è qualcosa che non funziona nel nostro servizio, che comunque il nostro servizio non sta ritornando
a quello che ci aspettavamo. Quindi anche qui lo andiamo a lanciare. Ok, qui come vedete è andato tutto come doveva andare. Quindi ora andiamo a fare una verifica sul load balancer e anche qui. Aspetta, prima cosa andiamo. Ok, questo lo copiamo tutto. Allora, prima di vedere questo, allora, come avete visto qua, prima abbiamo fatto una verifica sul load balancer, poi una sul web server che fossero attivi, sul database. Tramite il control abbiamo verificato che il nostro load balancer appunto ci ritornasse il valore host e che il nostro database appunto ci ritornasse il valore DB connesso su. Ora andiamo ad incollare questo. Qui andiamo ad operare sul load balancer, quindi qua abbiamo operato il nostro controller e quindi qua torniamo a operare il nostro load balancer. Come vedete i comandi sono gli stessi, con l'unica differenza che qua gli passiamo un loop perché ovviamente il load balancer deve fare una verifica sui due web server, quindi appunto tramite la variabile gruppo web server mandiamo un loop che gli permette di verificare i due web server collegati e anche qui appunto item quindi ci stamperà, andrà a fare la verifica non solo su host ma su host server 2 o host server 2 o host server 3. Quindi a questo qui abbiamo aggiunto anche una variabile, questo server 1, server 2, server 3, che appunto variano in quanto stiamo parlando di due macchine diverse, quindi deve essere una variabile che appunto viene poi loopata nella verifica. Stessa cosa per il database, perché dal load balancer quindi lui lavora su due macchine, quindi database connesso su server 3 e database connesso su server 2. E se tutto funziona appunto vi dovrebbe ritornare come negli altri questa stringa qui. Ora io non, questo non ve lo faccio vedere perché è un problema sulle mie macchine virtuali. Comunque, questo è quanto. Ovviamente, poi usando questi comandi si possono fare verifiche molto più complesse. Magari più avanti le vedremo. Ma per questo tutorial è tutto. Se vi è stato utile, mettete un mi piace. Vi lascio il repository in descrizione. E ci vediamo alla prossima.